Contro l'Arezzo, Zeman avrà l'imbarazzo della scelta. Recuperati Aloy e Tommasini. Prima convocazione per Simone Franchini. C'è anche Leston e Tuniov dopo gli impegni con la sua nazionale. I maggiori dubbi a centrocampo. Certo del posto soltanto Squizzato. In teoria 7 calciatori per 2 maglie. Il probabile 11. Plizzari e Trepali. In difesa Pierno, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo Tuniov, Squizzato e Franchini. Per l'ex Padova sarebbe il debutto assoluto. Davanti l'ex Merola e a Cornero a supporto di Cuppone. Se così fosse, Tuniov probabilmente mezzala destra perché, come dice Zeman, per sfruttare il tiro di Tuniov è meglio che parte da destra. Per ora ha giocato a sinistra, infatti quando cercava tiro si allargava verso la bandiera e degli naufragò. Incontriamo una squadra pericolosa che gioca bene. Si conoscono tutti perché hanno vinto campionato l'anno scorso e gran parte dei giocatori è rimasta. Sul piano del gioco, squadra più avanti rispetto alle previsioni. A Perugia 70 minuti di dominio. Un peccato non averne approfittato con tante occasioni non finalizzate per chiudere il match. Semmai da rivedere la gestione dell'ultimo tratto di gara, cambi annessi. Ufficiale intanto la data del recupero Pineto Pescara. Si giocherà all'Adriatico Giovanni Cornacchia mercoledì 11 ottobre alle 20:45. Di fatto 8 partite in 27 giorni, dal 2 alla 29 ottobre. Dunque calendario fitto, ma il boemo risponde così: vabbè, meglio che si possono allenare, imparano di più. Ora il neopromosso Arezzo dell'esperto Paolo Indiani, 69 anni, ben 10 campionati vinti e col boemo un successo da ricordare nell'unico incrocio, storia di 12 anni fa, Serie C, Lucchese Foggia, 4-2, era il 9 gennaio 2011. Facemmo una partita straordinaria, loro erano la squadra di Insigne, eccetera, eccetera. E anche lì dimostrarono delle cose in attacco straordinarie, però allora naturalmente erano più aperti, molto più aperti. Noi lì si fece proprio una partita, come ho detto prima, attenti, attenti dietro e ripartire. È un onore per me affrontare Zeman. Zeman è uno dei maestri di calcio italiano. Indubbiamente per me è un onore, indubbiamente una squadra importante, una squadra bella, frizzante, gioca, partita difficilissima. Pattarello squalificato, sistema di gioco 4-2-3-1, probabile 11, Trombini, Trepali, in difesa Lazzarini, Polvani, Chiosa e Coccia. A centrocampo Renzi e Mavuli, esterni Guccione e Iori, tra le linee Settembrini, alle spalle di Gucci in vantaggio su Kozak. Pescara e Arezzo tornano ad affrontarsi dopo 14 anni, l'ultima volta in C sul neutro di Vasto, 22 aprile 2009, blitz dei toscani, gol di Matute e Turienzi. Nelle immagini Serie B, 21 aprile 1985, biancazzurri di Catuzzi si impongono 2-0, marcatori Vagheggi e Giancarlo Tacchi. Dopo qualche mese, il 22 settembre dello stesso anno, apre Rebonato, prima gioia con la maglia del Delfino, pari di Ugolotti, sorpasso di Mangoni, ma alla mezz'ora rimette le cose a posto De Martino, servito da Bosco, finisce 2-2. Sempre in B, altro pareggio, il 25 febbraio 2006, Arezzo avanti con Martinetti, il Pescara di Maurizio Sarri pareggia con l'allora ventenne Daniel Ciofani alla prima rete tra i professionisti. Queste sono invece le immagini dell'ultimo successo biancazzurro all'Adriatico, 14 ottobre 2007, 2-0, grazie ai gol di Capitan Caracciolo e Marco Sansovini. Era il Pescara di Franco Lerda.